Buonasera e benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Torna prepotente l'allarme droga a Rogoredo, 12 arresti, le dosi nascoste sotto i binari, le indagini partite dopo che alcuni tossicodipendenti erano morti travolti dai treni di passaggio. Comune di Corbetta condannato a risarcire l'ex comandante Furci, ora gli arresti perché era stato allontanato dal comando dei vigili prima della fine del periodo di prova. Il sindaco è assurdo. Sono sempre di più le giovani che si rivolgono alla procura dopo l'arresto di Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico sospettato di essere uno stupratore seriale. Nuove accuse per lui. Ci saranno dei lombardi che dovranno rientrare dalle vacanze per il richiamo, ma eviteremo di farli nelle settimane centrali di agosto, così Fontana, che definisce anche i protocolli per le vaccinazioni in azienda. Verrà istituita una commissione antimafia per tutti i comuni del Corsichese, l'annuncio durante la giornata della legalità, ma preoccupano movimenti sospetti nel mondo del commercio. Avete sentito dai titoli, si torna a parlare in maniera importante del problema dello spaccio a Rogoredo. Si erano avuti segnali di un parziale recupero della droga, dove però le attività di cessione degli stupefacenti sono continuate, specialmente nei posti più vicino alla ferrovia, come dimostra l'operazione svolta dagli uomini della Questura di Milano. Gestivano la piazza dello spaccio di droga all'interno delle aree ferroviarie di Milano Rogoredo e San Donato, da anni ormai una delle zone più famose del nord Italia per lo spaccio e l'acquisto di sostanze stupefacenti. Sono 12 soggetti, 11 cittadini marocchini di età compresa tra i 19 e i 44 anni e una cittadina italiana di 33 anni che sono stati arrestati in mattinata perché gravemente indiziati di gestire lo spaccio di droga proprio nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria di Rogoredo. Rogoredo è una piazza di spaccio che ha rappresentato in tutti questi anni una vera e propria piaga per la città di Milano. Uno spaccio molto diffuso, uno spaccio di eroina, uno spaccio che coinvolgeva soprattutto tra i fruitori molti giovani. Le 12 persone, a cui vanno aggiunte altre 23 persone che abbiamo arrestato in flagranza di reato, erano composti su tre livelli: c'erano i fornitori principali, poi c'erano gli spacciatori intermedi e gli spacciatori cosiddetti da campo, cioè quelli che materialmente spacciavano all'interno dell'area della stazione di Milano Rogoredo. Le indagini svolte dalla squadra di polizia giudiziaria della polizia ferroviaria sono state intensificate dal settembre 2020 anche a seguito di alcuni investimenti mortali di persone durante l'attraversamento dei binari, poiché spesso la droga veniva nascosta lungo la ferrovia. Siamo intervenuti perché nel corso degli anni sono morte 6 persone investite, noi li conduciamo a essere tossicodipendenti, che creavano problemi sia per la circolazione ferroviaria sia per gli stessi lavoratori dell'ambito ferroviario. Le articolate attività investigative infine avevano già portato all'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di 23 soggetti e al sequestro di 13,5 kg di eroina, 500 g di cocaina e la somma contante di 31.000 euro. La sostanza stupefacente che viene spacciata appunto a Rogoredo è soprattutto l'eroina, della quale si è registrato in questi anni, quantomeno dal 2018 in Lombardia, in particolare a Milano, decisamente un incremento. Su Rogoredo negli ultimi mesi erano arrivati segnali incoraggianti, ora questa nuova operazione della polizia ci riporta alla realtà di uno spaccio che invece è ancora florido. La città di Milano quindi si interroga, quella di Rogoredo attualmente da considerarsi una battaglia che si sta vincendo o è una battaglia persa? Si infiamma il dibattito politico in seguito all'operazione che ha portato all'arresto di 12 persone per spaccio nel quartiere di Rogoredo, noto alle cronache per il forte flusso di droga che gira in quelle zone. Se da una parte abbiamo la sinistra con l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pier Francesco Maran, che dichiara che Rogoredo sta cambiando e le istituzioni non mollano il colpo e che non era così solo 2 anni fa, anzi era un luogo di disperazione e spaccio, oggi lo diciamo senza smentite, ci si può portare i bambini o passeggiare da soli in totale
nazionale sicurezza. Dall'altra arriva subito la stangata da parte della destra. Prima Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, sostiene che i 12 arresti dell'operazione di polizia non fanno altro che sbugiardare ancora una volta la sinistra, che parlava di miracolo Rogoredo. Del resto basta farsi un giro nel quartiere all'ex chimici, a Cascina Palma o al confine con San Donato per trovare tossici, spacciatori, siringhe e degrado. Capisco che per Sale il PD sia più facile osservare Piazza della Scala dai loro uffici, però evitino di esultare per riqualificazioni che esistono solo nella loro mente, certo non nella realtà. Anche Forza Italia non la tocca piano, così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla sicurezza Riccardo Decorato risponde così ai nostri microfoni. 12 marocchini sono stati trovati e arrestati, per fortuna la polizia non ha mai abbassato la guardia. Ringrazio ovviamente le forze dell'ordine, perché il sindaco ogni tanto vaneggia. Ha vaneggiato che a Rogoredo hanno finito gli spacciatori. Spacciatori sono tutti lì, gli spacciatori. Non si risolve il problema dandogli il metadone o mandando lì i camper che distribuiscono metadone ai drogati. C'è una situazione difficile in pieno centro a Milano, una situazione che si aggrava sempre di più con il passare dei giorni, è quella dei loggia mercanti. Assembramenti prima, una rissa poi. È stata una giornata particolarmente agitata, quella di sabato 22 maggio. Le forze dell'ordine sono infatti dovute intervenire due volte nell'arco di poche ore alla loggia dei mercanti, a due passi da Piazza Duomo. Intorno alle 17, infatti, gli agenti del reparto mobile della polizia, impegnati nelle pattuglie anti-assembramento e nei servizi preventivi in Piazza Duomo, sono dovuti intervenire per allontanare un gruppo di un centinaio di ragazzi che si era riunito alle spalle della loggia dei mercanti. Un'ora e mezza dopo, gli stessi reparti, questa volta in assetto antisommossa, sono invece scesi in campo per interrompere una rissa con lancio di bottiglie tra una cinquantina di giovani stranieri. I ragazzi, alla vista della polizia, si sono dispersi verso via Orefici e per le vie del centro. Ancora una volta ci troviamo a parlare di Piazza Mercanti. Purtroppo quello che è accaduto in questi giorni è solo la punta dell'iceberg di quello che avviene in questa piazza. Spaccio, bivacchi, è utilizzata come una latrina. Insomma, in questa piazza un cittadino tranquillo non può passeggiare. È chiaro che ed evidente che questo problema si ripercuota da anni. Quello che è avvenuto è sicuramente un evento eccezionale, ma tutti gli altri piccoli problemi sono sempre stati minimizzati e non controllati dall'amministrazione comunale. Una situazione che si lega a doppio filo con il nuovo monumento alla resistenza della loggia dei mercanti, che aveva denunciato l'ANPI di Milano, era diventato un luogo di bivacchi e di degrado. La cronaca giudiziaria, continuano ad esserci nuove accuse per l'imprenditore farmaceutico accusato di stupro. Gli inquirenti pensano che sia uno stupratore seriale e in effetti molte donne nelle ultime ore si sono fatte avanti per denunciare. Audizione in procura a Milano di altre presunte vittime di Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico in carcere da 3 giorni per aver violentato nel suo appartamento in centro a Milano una studentessa di 21 anni, dopo averla resa incosciente con una dose massiccia di tranquillanti per poi fotografarla. Dopo che sabato 21 maggio si è saputo dell'arresto dell'ormai ex amministratore unico della Global Pharma e grazie all'appello lanciato dagli inquirenti a rivolgersi ai carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo operativo, giovani, anche loro studentesse ventenni, si sono dette pronte a denunciare. Il sospetto è che Di Fazio abbia applicato sempre uno schema simile a quello ricostruito nell'ordinanza cautelare. Prima l'invito in azienda e poi a casa con l'offerta di uno stage formativo e il riferimento ad un incontro con altri fantomatici imprenditori. In seguito l'uso di tranquillanti sciolti in dose altissime nelle bevande, tanto da rendere incoscienti le giovani. E infine gli abusi, le fotografie scattate alle vittime e tenute come dei trofei. Attraverso le analisi dei dispositivi informatici, da cui sono venute a galla molte altre immagini oltre alle 54 di cui già parlava il GIP, gli investigatori stanno lavorando per identificare le altre vittime. Dalle aule di Palazzo di Giustizia arriva anche un'altra notizia, probabilmente destinata a far discutere. L'ex comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio ha vinto una causa contro il comune di Corbetta, una causa di lavoro. Ricordiamo che l'ex comandante dei Vigili di Trezzano è agli arresti con delle accuse piuttosto pesanti.
Illegittimo il licenziamento di Salvatore Furci dal corpo di polizia locale di Corbetta, è quanto hanno stabilito i giudici del Tribunale del Lavoro, condannando il comune a un risarcimento di 10.500 euro. Non ci sarà il reintegro, ma la condanna, alla quale il comune farà ricorso, è stata presa con sgomento dal sindaco Marco Ballarini, che non aveva confermato Furci dopo il periodo di prova in base alle valutazioni della comandante Vismara, motivo per cui, secondo la procura, Furci avrebbe provato a incastrarla mettendole della cocaina in auto. Fatto per cui Furci si trova in carcere in attesa di processo. Ecco, abbiamo avuto una brutta notizia dal Tribunale del Lavoro di Milano, perché ricordate l'ex ufficiale della polizia di Corbetta, Furci, che è tuttora in carcere per aver cercato di incastrare la nostra comandante mettendole della droga in auto. All'epoca, quando lavorava a Corbetta, il Comune di Corbetta non l'ha confermato in prova. Era in prova e non l'abbiamo confermato. Lui ha fatto causa al Tribunale del Lavoro, il giudice ha attestato una parziale soccombenza di entrambe, dicendo che il licenziamento non era ritorsivo, ma che bisognava dare la possibilità al Furci di finire il periodo di prova. Siccome poverino in questo momento è in galera, non può fare il periodo di prova, allora il Comune di Corbetta dovrebbe, secondo il giudice, risarcirlo con poco più di 10.000 euro. Ecco, a me sembra una cosa assurda. Il Comune di Corbetta farà appello, perché Furci, che è indagato ed è tuttora in carcere, sicuramente innocente fino al terzo grado di giudizio, però è tuttora in carcere per aver incastrato la comandante di Corbetta, dove i giudici e i magistrati che l'hanno incarcerato dicono che ha un utilizzo improprio del suo ruolo di pubblico ufficiale e una spiccata indole ad agire in modo criminoso. Ecco, ma secondo voi possiamo confermarlo a fare l'ufficiale di polizia locale a Corbetta? Secondo me no. Ultima pagina, parliamo di vaccini, ci sono novità, si cercherà di evitare di fare richiami nelle settimane centrali di agosto per agevolare le vacanze dei lombardi, e ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda le possibili vaccinazioni nelle aziende. Nessuna dose di vaccino in vacanza per chi vive in Lombardia, a dirlo il presidente della regione Attilio Fontana, che ha affermato che i lombardi che dovranno ricevere il richiamo proprio nel periodo delle vacanze dovranno tornare a casa, escludendo così la possibilità di farlo nei luoghi di villeggiatura. Fontana ha però voluto aggiungere che sono comunque pochissime le seconde dosi programmate per la metà di agosto. Nel nostro piano vaccinale, ha infatti detto Fontana, abbiamo cercato di mettere pochissimi richiami nelle due settimane centrali del mese di agosto, fissandoli prima o dopo. Intanto dalla regione è arrivato anche l'accordo definitivo sulle linee guida del protocollo per la campagna vaccinale dei lavoratori in azienda, che potrà iniziare non appena arriverà il via libera dal commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Paolo Figliuolo. Il protocollo prevede che i vaccini siano somministrati dal medico competente o dal medico di una struttura sanitaria privata. La vaccinazione sarà rivolta a tutti i lavoratori, titolari e dipendenti che operano nell'azienda o anche appartenenti ad altre aziende che operano presso quest'ultima, previo accordo fra le parti. La somministrazione avverrà all'interno dell'azienda o nella struttura sanitaria privata in convenzione, in uno spazio idoneo alla somministrazione, in grado cioè di garantire l'accesso scaglionato e la permanenza post vaccinazione. Ma non solo, per quelle aziende che non hanno gli spazi adatti verranno anche allestite delle linee dedicate esclusivamente ai lavoratori all'interno dei grandi hub massivi. Con l'approvazione della delibera e del protocollo attuativo, dichiara la vicepresidente assessora al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, confermiamo gli obiettivi che ci eravamo dati, ovvero efficientare la campagna vaccinale e garantire sempre più sicurezza sui posti di lavoro grazie alla collaborazione sinergica con il mondo delle imprese. Vediamo quindi come stanno andando le vaccinazioni, qual è la percentuale dei lombardi e degli italiani vaccinati con una dose e con due dose. Mentre scorre la grafica, vi comunico che Regione Lombardia ha appena fatto sapere di aver ricevuto la certezza da parte del commissario Figliuolo che arriveranno 3 milioni di dosi da qui a un mese, e quindi si potrà dare la prima dose a tutti i lombardi entro la fine di luglio. Questa è l'ultimissima. Vediamo che ieri il numero di vaccinazioni si è un po' incalato rispetto alla
rispetto alla media, siamo ben sotto le 80.000 vaccinazioni giornaliere che erano il target degli ultimi giorni. Vedete che anche a livello nazionale c'è stato un generale calo. Vediamo anche l'incidenza però dei nuovi contagi da coronavirus che continua a diminuire. Continua a diminuire, ma non ad Abbiategrasso, dove dopo alcune settimane di calo si è avuto un appiattimento della linea, cioè i casi della settimana scorsa sono uguali a quelli di 2 settimane fa, quindi si invita alla prudenza. Dopo settimane di caduta a picco dei positivi in città, sia per le misure restrittive degli scorsi mesi sia per la campagna vaccinale, Abbiategrasso registra un nuovo appiattimento nel numero dei positivi che da una parte spingono ancora alla prudenza anche in vista del Giro d'Italia che partirà venerdì dalla Città del Leone, mentre dall'altra prospettano un futuro calo verticale dei positivi al Covid. Nella scorsa settimana i contagi da coronavirus delle persone residenti in Abbiategrasso sono rimasti stabili e sostanzialmente invariati, erano infatti 49 alla data del 10 maggio e sono ancora 44 secondo il dato trasmesso venerdì sera da ATS al Comune, con una diminuzione pari al 10%. È un momento di stasi, ma dobbiamo essere fiduciosi che continuando con intensità la campagna vaccinale anche i contagi riprendano a scendere e ci portino rapidamente verso l'assenza di nuovi casi. Queste le dichiarazioni che arrivano dal lab della fiera di Abbiategrasso in via Ticino, dove continuano a essere erogati momentaneamente circa 800 vaccini al giorno, mentre la capacità massima del lab arriva a superare anche i 1500 per turno. Proseguono le riaperture, questo fine settimana è stato il primo con i negozi aperti nei centri commerciali, vediamo com'è andata. Primo weekend di riapertura per i centri commerciali dopo più di 6 mesi di chiusura forzata. Sabato 22 e domenica 23 infatti i negozi all'interno dei grandi mall hanno potuto tirare di nuovo sulla saracinesca anche nel fine settimana. Una ripartenza che ha visto protagonista anche lo Scalo Milano, l'outlet a soli 15 minuti dal centro della città, dove in tanti milanesi e non solo hanno ritrovato la voglia di fare acquisti nel weekend. Riapertura molto positiva per svariate ragioni, però tanto per darle qualche dato a livello di flussi e di visitatori, la settimana scorsa, quindi incluso il weekend, sulla stessa settimana del 2019 abbiamo registrato un incremento dei visitatori del 40%, mentre sulla stessa settimana del 2020, che era quella della riapertura, perché era quella del 18 maggio, abbiamo registrato un incremento del 110% di visitatori. Una riapertura che porta una boccata d'aria per un settore, quello dei centri commerciali, penalizzato ancora di più nell'ultimo periodo per la chiusura del weekend, giorni prima della pandemia, senz'altro tra i più redditizi. È stato un periodo di sacrifici, di tensioni, di preoccupazioni, comunque intorno a Scalo Milano gravitano mille persone che ci lavorano, tra diretti e indiretti, insomma, è stato difficile. È uno degli episodi più odiosi per quanto riguarda la mancanza di senso civico, l'occupazione abusiva degli stalli per disabili. Da Milano arriva una proposta per migliorare i controlli. Tutto inizia lo scorso marzo, quando Priscilla Losco, ragazza tetraplegica che si muove sulla carrozzina, scende di casa per prendere la macchina, parcheggiata nel posto a lei riservato, e trova le gomme squarciate. A pochi giorni di distanza la scena si ripete. Priscilla allora scende in strada e occupa con la sua carrozzina il posto auto in una protesta che ha fatto il giro del web. Con lei si è messa in contatto l'associazione Milano Positiva, che tra le varie attività si occupa anche di disabilità e assistenza alle persone fragili. Dal loro dialogo è nata l'idea di una petizione online che nel giro di poco tempo ha raccolto la bellezza di quasi 4.000 firme. Abbiamo fatto questa petizione a cui hanno già risposto circa 4.000 persone, 4.000 firme, quindi molto bene. E questo infatti ringraziamo tutti i cittadini che hanno appunto firmato e hanno aderito a questa petizione. Nella petizione che cosa chiediamo? 2 cose molto semplici. Uno, basta in civile appunto che le persone parcheggino nei posti dei disabili, questo non può più esserci ovviamente, quindi va bene l'educazione ma ci vuole anche ovviamente una certa punizione. Quindi abbiamo chiesto intanto
di mettere le telecamere in tutti i parcheggi appunto dei disabili, perché si possa vedere chi fa questo e venga poi severamente punito. Dall'altra parte c'è già oggi un sistema che sono le multe. Oggi la multa va da 88 a 335 euro. Noi chiediamo al Comune di Milano che ovviamente venga applicata sempre e solo il massimo della sanzione, cioè 335 euro. C'è più di una semplice firma dietro ognuno dei nomi che compare sulla pagina internet. C'è piuttosto la volontà di combattere una battaglia di civiltà che punisca chi non si rende conto di quanto un parcheggio vicino a casa possa significare per alcuni di noi. Ha fatto tappa a Milano una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale sul diritto all'aborto, un diritto che secondo le promotrici dell'iniziativa non è nella pratica assicurato. Assunzione da parte delle regioni di medici non obiettori, l'inserimento di un indicatore specifico che valuti la prestazione delle regioni sui servizi per l'aborto, informazioni fondamentali sull'interruzione di gravidanza accessibili dal sito del Ministero della Salute, indagini conoscitive complete e aggiornate sull'aborto clandestino in Italia, il finanziamento a progetti continuativi di informazione sessuale nelle scuole e formazione alla pratica abortiva nei corsi universitari di ostetricia e ginecologia. Sono queste le richieste della campagna Libera di Abortire, presentate lunedì mattina presso la sede dell'associazione radicale Enzo Tortora, in occasione del lancio della campagna anche a Milano. In Italia dire io abortito è già in sé per sé un atto rivoluzionario, perché di aborto non si parla e viene disincentivata a farlo. Dire io ho abortito e sto benissimo, che è quello che poi sto facendo in giro per l'Italia da febbraio 2021, è un modo per rivoluzionare le cose, far tornare in auge il dibattito sulla 194 e ribadire che non siamo più disposti a sentirci dire che ci sono altre priorità, che il nostro diritto ad autodeterminarci viene dopo tutta una serie di altre cose, perché ad oggi è più tutelato chi obietta, che sia ginecologo piuttosto che infermiere, piuttosto che anestesista, rispetto a chi ha diritto ad accedere a quello che di fatto è un servizio sanitario tutelato e garantito da una legge dello Stato da 43 anni. Siamo davvero stufe di doverlo conquistare con le unghie e con i denti ogni volta che ci rechiamo in consultorio o in ospedale. Tra i relatori della conferenza stampa, Francesca Tolino, che dopo aver abortito a Roma denunciò la presenza di una croce con il suo nome nel cimitero Flaminio. Quale insormontabile somma di ostacoli deve superare una donna da quando decide di abortire in poi? Il cimitero dei feti è l'ultima fase di questa vicenda, in cui qualcuno, e stiamo accertando le responsabilità ovviamente, decide di seppellire il feto senza farti firmare moduli, senza chiederti il permesso e mettendoci sopra una croce col nome e cognome tuo, senza che tu ne sappia nulla. Le risposte che ho ricevuto in questi 2 anni di racconto è: beh, hai abortito al 6° mese in Italia, ritieniti fortunata. E ripeto, il tema non è più abortire o no, perché sì, ho abortito legalmente in un ospedale pubblico, il tema è il come. E quindi il come e quindi il lato qualitativo della questione non risulta in nessun report o dato ufficiale, no? Quindi la questione è chiusa se la metti in questi termini. Hai abortito al 6° mese? Sì, allora di che ti lamenti? Cambiamo argomento, il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia contesta le politiche di bilancio di Palazzo Marino e propone al Comune di Milano altri investimenti. Un fondo per gli animali da compagnia dei deceduti per il Covid, nuovi ascensori per le case di MM, voucher per i tassisti, più telecamere e soprattutto l'azzeramento della Tari per le attività colpite dai lockdown dell'ultimo anno. È una vera e propria lista della spesa quella che i consiglieri comunali milanesi di Fratelli d'Italia hanno stilato in vista dell'approvazione del bilancio 2020 prevista in questi giorni. Sono 548, secondo il capogruppo Andrea Mascaretti, i milioni di avanzo di bilancio che possono e devono essere spesi, perché un'amministrazione che avanza dei soldi dei cittadini, sottolinea ancora il capogruppo, è una pessima amministrazione, soprattutto in un anno, quello della pandemia, in cui tutto andava speso. La nostra richiesta è subito immediata di fare un assestamento di bilancio per spenderli. La prima categoria sono i cittadini che vivono nelle case del Comune di Milano, gestite da MM, che non hanno l'ascensore. Ci sono tante persone anziane, tanti disabili
che sono prigionieri in queste case. Poi c'è la categoria dei tassisti, che sono stati fortemente penalizzati, ed è una categoria di servizio pubblico, voglio ricordarlo. E poi dei contributi per l'affitto a chi è in affitto nelle case dei privati, non solo del comune. Per Riccardo Decorato, che oltre ad essere consigliere di Palazzo Marino è anche assessore regionale alla sicurezza, l'urgenza più pressante è quella di un piano straordinario per la videosorveglianza, con telecamere da distribuire soprattutto nelle aree della Movida. Dall'amministrazione intanto si replica che è improprio parlare di 548 milioni, che sarebbero l'avanzo di bilancio lordo. Al netto si tratterebbe di circa 220 milioni che Palazzo Marino intende utilizzare per tamponare le mancate entrate che, causa pandemia, non confluiranno nelle casse comunali. Ieri è la giornata della legalità, un evento di sensibilizzazione ma anche di denuncia a Corsico. In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, all'Istituto Falcone Righi di Corsico si è svolto l'incontro La mafia fra noi, a cui hanno partecipato insieme agli studenti anche i sindaci di Buccinasco, Assago, Cesano Boscone, Corsico, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio, invitati dalla dirigente Maria Vittoria Amantea. Presenti anche Don Massimo Mapelli, referente Caritas di zona, e i volontari di Libera Masseria di Cisliano e Gianluca Vitali, presidente della Commissione Antimafia del Comune di Corsico. Durante l'incontro sono stati presentati i progetti realizzati dagli studenti del corso di grafica e comunicazione e del corso di informatica e telecomunicazioni. Il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero, ha annunciato il progetto di una commissione antimafia territoriale proprio fra i comuni presenti all'evento. Stiamo lavorando tutti i comuni qui presenti all'istituzione di una commissione antimafia di zona, che sarebbe un ulteriore passaggio di condivisione tra tutti i comuni per questo impegno. Portare il concetto dell'antimafia e soprattutto un tema così importante come quello dei beni confiscati all'attenzione degli studenti è fondamentale. Io penso che tanta dell'attenzione che gli enti locali possono dare a questo tema dipende dal come gestiscono i beni confiscati che ci sono sul territorio. Di fatto gli interessi forse nella nostra zona si sono anche spostati nel territorio, ma su altre attività. Penso adesso col Covid alla crisi di tanti negozianti, di tante attività, e di come si vede nell'arco di poco tempo cambiare, no, il titolare. Io sono curioso e ho sospetto che ci sia dietro fenomeni anche di questo tipo, sul fatto che l'anno scorso, 2020, a Cesano Boscone, pieno Covid, è aumentato il numero di negozi che ha aperto rispetto a quelli che ha chiuso, è in positivo, cioè c'è un saldo positivo, no? E uno dice, ma com'è possibile? Allora, tutti ovviamente voglio vedere il meglio dietro questa cifra, però c'è anche qualcosa che oggettivamente non mi convince. A Buccinasco prima del 2002 la mafia non esisteva, cioè, non, né destra né sinistra che avevano governato quei territori si erano mai confrontati col fenomeno mafioso. E da allora questo contrasto è continuato e ha portato dei risultati. Pur avendo più di un bene ogni 1000 abitanti, sono tutti utilizzati e sono tutti coperti da progetti sociali. Termina qui l'edizione Milano, tra poco ci ritroveremo con l'edizione Pavia.